Ok, raga, oggi ci facciamo, dai, alla fine qualche altra pullatina, vediamo se ci esce anche questo signore qui. E niente, chiaramente fatemi sapere se avete trovato Vegeta e se effettivamente mi conviene continuare a cercarlo oppure no. Perché mi sto un po' incazzando, nel senso, è vero che le crono sono tante, ma si fa molta più fatica a farle che a spenderle. Perché vanno via veramente all'improvviso e... Insomma, io mi aspetto che esca roba, che esca una ultra, che esca qualcosa. Ma con questa storia del cap delle 20.000, che non posso prendermi quelle degli exchange, cioè veramente ne lascio veramente tantissime. Quindi, insomma, dacci sto Vegeta e molliamo. Faccio un giro solo oggi, raga. Faccio un giro solo, non cominciamo a andare all-in, questa roba del genere, perché comunque il personaggio mi sembra valido, ma, cioè, capito, vorrei prima trovarlo e poi eventualmente provarlo e poi decidere. Se avete visto gli altri video pool sapete già, insomma, che un po' di troll c'è stato. A sto giro, dacci sto signore e non romperci le palle. Mi raccomando, raga, il like subito perché me lo merito. Diciamolo, diciamo, via. Si parte male perché non mi merito un cielo verde con 5 pod. Il Super Saiyan non penso che ci salverà. Vediamo. Pull piccolo Kamehameha teletrasporto che mi sta dicendo sta per uscire un nuovo Goku Kamehameha teletrasporto. Secondo me vuol dire quello. Vediamo subito. No, non è Majin Vegeta quello che stavo cercando. Non credo che lo stesse cercando qualcuno. Mi serve quel Super Vegeta, mi serve, dai raga, mi serve quel Super Vegeta. È stato uno dei miei primi, diciamo, amori in questo gioco. Quando è uscito nella sua versione gialla, io lì ho dovuto dire io pullo. Volevo tenermi le crono e invece ho detto no, pullo perché Super Vegeta lo voglio. Vediamo, vediamo, dai, se si ripete la storia. Ma dammi sto cazzo di Super Vegeta nuovo. Ma perché continui a darmi il cielo verde? Ma io ho fatto di male. Ancora un pull piccolo? Mi sbaglio, era piccolo? Addirittura schioppo nel mezzo, qui non c'è niente. Dispo. Oh. Direttamente dall'era glaciale, direi, nel senso da veramente un passato talmente remoto che non me lo ricordavo. Quasi. Quasi, mi serviresti in versione LF, rosso. Direi partenza bruttina. Partenza bruttina, ora entriamo nel vivo. Entriamo nel vivo con Extreme superiore che io vorrei trovare quello stronzettino. Andiamo, 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 belli sparati. Dai, dai, io pago le crono e te dammi però il personaggio. Ok, l'ultima volta non mi è andata benissimo, con questa location. L'ultima volta mi è stata, è stato un po'. Insomma, mi hanno un po' trollato, Ok, pull blu merdoso, Super Saiyan. Sì, va bene, abbiamo vinto. Diciamo che non mi aspetto niente di meglio dello scambio. Vediamo. Penso tu abbia fatto il tuo tempo. Dai, mamma mia, però che bruttura. Che bruttura. Un'altra sparking? Raga, ma queste sparking, ma che cazzo ci fanno nei banner? Ma, cioè, vabbè. Niente, non dico nulla, non dico nulla, ci facciamo anche questa e vaffanculo. Loading bello lungo? Cielo verde 3 pod, raga, è il banner dello Shaft questo. Questo a me 17 mi è stato dato troppo presto e quindi ora Toshi me le fa ricavare tutte. Me
Addirittura? Addirittura perdiamo? E Vegeta, te arrivi, ma non è lì che dovresti arrivare. Dovresti arrivare nelle pool, nella tua nuova versione, quella LF. Vediamo, ma mamma mia, cioè non sono proprio fiducioso, C'è un super Vegeta, cos'è che mi devi dire? Niente. Raga, che dobbiamo fare per questa free? Facciamo 17, cos'è che ci posso prendere? Niente, dovrei arrivare, è troppo lontano anche il traguardo. Non prenderò i ticket a sto giro, raga, anche se sono tentato, non li prendo i ticket. Facciamo, non lo so, qualche macumba strana, facciamo 10 volte questa roba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E il 10 però è quello giusto. Il 10 è quello giusto. L'abbiamo preso di sorpresa? Non credo, raga. Non penso che l'abbiamo preso di sorpresa. No. Quello non è Taipai. Taipai nella navicella, nel cielo verde, non ci viene, dai. Non ci viene, non si scomoda neanche. Quello non è Taipai. Pull'oro, questo sarà un 16. Se mi va di culo sarà un 16. Vediamo. Raga, no, non sono fiducioso. Devo dirlo, non sono fiducioso. Top, ma c'è. Da capire chi ti stava cercando. Brutta storia. Brutta storia. Perché poi dico sempre: non vado all-in, non vado deep, non vado però poi il fatto sta che quando shafti ti girano le palle, c'è poco da dire. Non lo so, raga, non lo so. Boh. Sarei anche tentato di prendermi ticket, ma poi tutte le volte mi pento di prendermi ticket. Il problema è che dovrei arrivare qui se non prendo i ticket. E la multi-Z a chi la do? Me la conservo, perché poi a 17 non gliela vado a dare a questo punto. Me la conservo, ma me la conservo per chi? Per chi me la conservo? Non lo so. Raga, io per ora mi fermo, ci medito, anche perché voglio vedere un po' come si rivela il personaggio. Ditemi un po' se secondo voi vale la pena pullarci ancora, se secondo voi vale la pena fermarsi, non lo so, alla fine sono a 4 giri fatti, e 4 giri per ora 2 LF scam e 2 volte 16. Ditemi voi, dai, sono un po' avvilito, consolatemi.